Assessore Filipponi, quali sono le novità di quest'anno per la Fiera dell'Agricoltura? Siamo arrivati alla 30ª edizione, è stata un'edizione che è partita da subito in un tavolo con il Comitato, dove ho chiesto proprio a tutti i soggetti che fanno parte appunto del Comitato quali siano le problematiche e i progetti futuri per la Fiera dell'Agricoltura. Quindi c'è stato questo momento iniziale forte che poi è stata la base del progetto che abbiamo sviluppato, un progetto che rimette al centro l'agricoltura, una Fiera dell'Agricoltura ordinata, divisa in settori, quindi l'utente potrà decidere cosa vedere. Una Fiera dell'Agricoltura che avrà una grande area enogastronomica coperta, gestita dall'Istituto di Poppa, dove verranno trasformati i prodotti del territorio in piatti della tradizione. Quindi questo legame forte tra i prodotti del territorio e i nostri piatti della tradizione. Naturalmente il di Poppa farà solo la trasformazione e noi cureremo tutta la comunicazione sia sui prodotti sia sui piatti, proprio per elevare questi prodotti e questi piatti a un livello superiore rispetto a come si fa di solito. Per quanto riguarda poi un'altra novità è l'area concerti, un'area concerti che è proprio accanto all'area enogastronomica, dove si alterneranno artisti anche nazionali come Cisco, il cantante dei Modena City Ramblers, e l'Orchestra Popolare del Saltarello, che organizza un festival del Saltarello, quindi anche musica popolare ma di qualità. Ci sarà un concorso anche di fisarmoniche, ci saranno tutta una serie di iniziative anche riguardo la musica popolare, quindi la tradizione musicale del nostro territorio. L'Istituto di Poppa Rozzi sarà presente sia nell'area fiera con la presenza dell'Istituto Agrario, che come sempre metterà in atto dei laboratori molto all'avanguardia, e si è occupato anche dell'organizzazione dell'area convegni. E per quanto riguarda l'Istituto Alberghiero, sarà presente nell'area food, una bella sfida. Devo ringraziare l'amministrazione che ha voluto coinvolgere quest'anno il nostro istituto per la parte enogastronomica. I ragazzi sono emozionati per questa partecipazione? Sì, i nostri ragazzi sono sempre emozionati, sono sempre bravissimi. Certo, quest'anno sarà una nuova esperienza e ecco, speriamo di dare il massimo come sempre. Ricordiamo data e luogo della fiera? 12, 13 e 14 aprile presso lo stadio Bonolis, quindi nell'uscita di San Nicolò della Teramo Mare.